Special Edition di Venditalia 2015, quella fatta in concomitanza con Tutto Food e soprattutto l'apertura della manifestazione mondiale Expo. Siamo allo stand di Dispensa Zaniboni. Dispensa Zaniboni prende il nome dal cognome della famiglia Zaniboni, e qui abbiamo direi i componenti della famiglia Zaniboni al completo. E quindi buongiorno Nicola. Buongiorno a tutti. E ancora buongiorno Luca. Buongiorno. E ancora Mattia, buongiorno a tutti. Mattia, e allora diciamo uno per uno di cosa vi occupate all'interno dell'azienda. Nicola, tu sei... Io mi occupo della parte commerciale, soprattutto per quanto riguarda il centro-sud Italia, quindi ci siamo un po' divisi le zone fra buoni fratelli. Io mi occupo soprattutto della parte del centro-sud, del meridione. Ecco, da quanti anni, Nicola? Noi abbiamo iniziato l'attività nel 2007. Facendo allora la nostra estrazione, diciamo la nostra provenienza, è nel settore alimentare, perché noi avevamo un'attività produttiva nell'ambito dei salumi. Abbiamo lasciato questa attività, abbiamo ceduto questa attività, ho iniziato con Luca e poi successivamente con Mattia, importando prodotti nell'ambito dei salumi da altri paesi, dalla Germania in modo particolare. Snack che abbiamo visto erano interessanti soprattutto per il mondo del vending, e da lì ci siamo affacciati su questo mondo. Abbiamo capito che c'erano delle ottime opportunità, e c'erano soprattutto dei fabbisogni, delle richieste del mercato di prodotti adattati a questo tipo di esigenza, che era un canale che per noi, il mondo snack, era soprattutto in grande evoluzione. E quindi ci siamo specializzati nella ricerca di questi prodotti per questo mondo, per questo tipo di consumatori. Insomma. Grazie Nicola. Luca, tu ti occupi della zona da Roma in su fino alle Alpi. Trattiamo tutti i prodotti in esclusiva in Italia, distribuiamo diciamo in tutta Italia, chiaramente facciamo distribuzione in qualche giorno, facciamo le consegne in tutta Italia tramite il corriere. La nostra forza è quella di dare un servizio. Diciamo che abbiamo trovato dei prodotti che stanno funzionando bene. Abbiamo fra i prodotti la linea dolce, la linea salato e anche la linea bio, frutta, ecosolidale, yogurt. Diciamo questo proprio per dare un servizio ai gestori che altrimenti non farebbero il bancale intero di un monoprodotto, ma hanno bisogno di fare qualche cartone di frutta, qualche cartone di... Ecco, una delle caratteristiche dei prodotti della vostra gamma è proprio quella di riuscire a dare un'ampia varietà di prodotti: salato, dolce, fresco, freschissimo e anche a lunga conservazione nel caso del fresco. Siete stati estremamente oculati nell'andare a scegliere questi prodotti. Più passa il tempo, più si allarga questa gamma. Voi siete continuamente alla ricerca di prodotti davvero particolari per la distribuzione automatica, ma solo distribuzione automatica o anche Autovom e Oreca? Dunque, noi siamo concentrati nella distribuzione automatica, che rimane il nostro focus principale. Noi siamo sempre alla ricerca di prodotti nuovi, di novità, di prodotti servizio, quelli che noi chiamiamo prodotti servizio, che siano funzionali al vending. E poi ogni tanto scopriamo anche dei prodotti di particolare interesse, tipo i prodotti spagnoli, i prodotti Yahoo, Waffle, oppure il croccante, e sono i prodotti di alta rotazione. Accanto a quelli di alta rotazione abbiamo i prodotti servizio, che sono i prodotti funzionali al vending, dove facciamo anche dei servizi particolari, dove mettiamo il cucchiaino per esempio allo yogurt o alla frutta. Abbiamo la frutta a lunga conservazione, sappiamo quali sono le difficoltà diciamo della gestione della frutta fresca, e quindi selezioniamo fra i produttori anche italiani quelli che danno un servizio che sia ottimale per il vending. Beh, diciamo sono tutti, io li chiamo ad alto tasso di golosità. Certamente sì, questa è la prima caratteristica, e poi chiaramente devono essere economici, salutistici, perché la tendenza comunque è quella anche di andare verso il salutistico, per cui
diciamo, fra tutti i prodotti stiamo creando una marca, un catalogo a marchio Almaverde Bio, per esempio. È una collaborazione con Natura Nuova, che quindi si allarga anche al marchio Almaverde Bio, che è un marchio importante nel biologico, proprio per offrire una gamma di prodotti bio con un marchio riconosciuto in tutta Italia, insomma, per cui... E allora, ora passo scavalcandoti per un attimo a tuo fratello Mattia, che ha probabilmente uno dei compiti più difficili dell'azienda, quello di mantenere in ordine i numeri, l'amministrazione, verificare la qualità e quante altre cose ancora, Mattia? Ma mi occupo di acquisti, mi occupo di controllo qualità, quindi controllo di tutti i prodotti in entrata che siano conformi ai nostri parametri che dobbiamo stabilire con i nostri fornitori, e mi occupo insomma di logistica, e quindi spedizioni fatte nei tempi corretti per tutti i clienti che ne hanno bisogno, insomma, hanno bisogno di prodotti. Impegnativo. Sì, è impegnativo e abbastanza stressante a volte. Sì. Beh, tu come vivi questo continuo arrivare ogni 3, 4, 6 mesi di nuovi prodotti, nuove referenze, e soprattutto le scegli tu da solo o fate una sorta di riunione per decidere se quel prodotto può riuscire a risultare gradevole per i vostri clienti? Ma diciamo che la scelta viene fatta assolutamente tutti e tre dobbiamo selezionare il prodotto, valutiamo che cosa il mercato si aspetta, noi chiaramente li assaggiamo, li facciamo assaggiare ai nostri agenti, ai nostri clienti, e poi partiamo. È chiaro che ogni mese c'è qualche prodotto nuovo e noi lo prendiamo con entusiasmo, lo valutiamo in tutti gli aspetti e poi partiamo e andiamo con entusiasmo, insomma. Quindi fate macro marketing tutti e tre insieme, identificate quelle che sono le esigenze dei vostri clienti e soprattutto di quelli che sono poi i consumatori finali, perché i prodotti una volta messi nelle vetrine devono essere venduti e devono avere un riciclo rapido per consentire appunto alle gestioni di avere ancora di più. Noi facciamo un periodo di test, di prova. Chiaramente ne parliamo prima con i nostri collaboratori, vediamo qualche prova con qualche cliente e poi partiamo. Cioè, prima di partire selezioniamo il prodotto, valutiamo quale l'interesse, diciamo, può essere nel mercato, valutiamo che siano tutti i parametri, il costo, gli aspetti qualitativi, eccetera, siano tutti a posto, e poi nel caso superi il test di prova il prodotto viene messo a catalogo e quindi a listino, diciamo. Luca, illustraci insieme magari a Nicola in modo estremamente rapido quali sono le novità che voi andate a presentare in questa edizione di Venditalia 2015. Partiamo magari proprio dall'ultima vetrina, quella che è alla tua sinistra. Io mi metto da quest'altra parte in modo che seguiteci, mettetevi da quest'altra parte voi che siete davanti allo schermo. Eccoci qui. Ci dici un attimo... ecco, quali sono le novità? Yahoo è uno dei prodotti principali, Waffle, è una cialda morbida, farcita al 40%. Abbiamo creato una nuova linea di packaging, tutta in italiano, e una linea di un gusto nuovo che è l'albicocca. Per cui rimangono quattro gusti più l'albicocca. Quindi all'interno di questo Waffle c'è una farcitura, marmellata o cos'altro? Una farcitura importante, il 40% di farcitura non è abituale. Tanto, è tanto. E è un prodotto comunque morbido che mantiene le caratteristiche per 9 mesi, quindi ha 9 mesi di scadenza. E adesso ha un packaging più accattivante, più luminoso, che aiuta senz'altro. Quanti grammi? Sono 50 grammi. Qui abbiamo quattro gusti, invece dei cassetti che vedo qui sotto. Cassetti, abbiamo dei prodotti che abbiamo inserito adesso, si tratta di un biscotto sandwich, è un 60 grammi, è stato richiesto, diciamo, esplicitamente dal mercato un 60 grammi di questa pezzatura e noi l'abbiamo trovato e l'abbiamo inserito, insomma. E insieme abbiamo anche il 30 grammi, per cui diciamo... Quindi anche questo. Monoporzione, biporzione, sì, se vogliamo. A fasce di prezzo basse, okay. Qua siamo, diciamo, a una fascia di prezzo basse. E nell'ultimo cassetto? Questa è una collaborazione con Valdenza, le bisfrolline, è un prodotto che stava funzionando molto bene nel vending, poi siccome, diciamo, Valdenza ha cambiato proprietà eccetera, abbiamo preso questa, diciamo, creato questa partnership con loro per la distribuzione nel vending. Ho
Ok, passiamo a quest'altra vetrina. Noi siamo partiti, questa linea di prodotti salati spagnoli, sono le pipas, il prodotto diciamo principale con cui siamo partiti e che sta funzionando molto bene. Abbiamo creato, sono tutti packaging in italiano, abbiamo creato olive sesamo che sta funzionando, è partito da poco e sta funzionando veramente bene. Natu Chips è un altro prodotto che è nuovo, è un prodotto, è un misto fra una patatina e una galletta, è un misto di cereali e patata e soia, 70% in meno di grassi, senza glutine, 106 calorie, quindi diciamo che va assolutamente dietetico. Assolutamente va verso diciamo i prodotti salutistici, quindi diciamo è però un prodotto gustoso che mantiene le caratteristiche della patatina perché è gustoso ma nello stesso tempo è salutistico. La linea Bocaditos, anche qua abbiamo creato diciamo una linea di prodotti da monoporzione apposta per il mercato del vending in Italia con i Bocaditos pomodoro e il Bocaditos olive e rosmarino, per cui, e poi abbiamo la frutta secca e il mais tostato, sempre prodotti spagnoli questi. Ecco, io vedo che nel frattempo rispetto all'ultima volta che ci siamo incontrati la gamma è cresciuta ancora, ci sono dei nuovi prodotti, ci sono delle altre referenze e continuando nell'altra vetrina, Nicola, ci dici un attimo cosa c'è in questa terza vetrina? Ma qui abbiamo la linea yogurt, nasce dalla collaborazione con una grande azienda che è la Mila, che anche dal punto di vista qualitativo è una delle più riconosciute a livello nazionale e ci permette questa collaborazione di fornire i gestori con una certa metodologia, una certa procedura di gestione anche di un prodotto fresco a conservazione piuttosto breve perché hai 30 giorni, però la gamma ci consente di raggiungere anche quelle quantità minime che ci permettono la spedizione. Perché noi qui parliamo di 4 gradi. Qui parliamo di 4 gradi, nel caso dello yogurt parliamo sicuramente di 4 gradi. 4 gradi che abbiamo, è l'unico prodotto per ora, a 4 gradi che abbiamo, tutto il resto è fuori frigo. Tutto il resto è fuori frigo e infatti io volevo proprio arrivare a parlare dello yogurt con cucchiaino incorporato del packaging. Sì, ecco, questa è, noi la chiamiamo crema di yogurt perché effettivamente non potrebbe essere chiamata yogurt, però è un prodotto assolutamente similare dal punto di vista organolettico ed è un prodotto che ha anche queste caratteristiche, cioè ha la caratteristica di essere conservabile a temperatura ambiente per 60 giorni e è un prodotto che per la stragrande maggioranza delle postazioni dove non c'è una rotazione veloce del prodotto fresco può dare questo tipo di servizio per la richiesta appunto del prodotto yogurt o tipo yogurt, esatto. Shelf life media per i prodotti a 4 gradi e per quella che chiamiamo crema di yogurt. E come dicevo, i prodotti a 4 gradi hanno 30 giorni, il prodotto, diciamo, il fit crema yogurt ha 60 giorni. Quindi sono facilmente consumabili vista la rotazione che deve esserci per i prodotti. Infine, nel cassetto superiore vediamo un'insalata di riso da consumare, è pronta, no? È un'insalata di riso pronta, però anche questa ha la caratteristica che essa di essere conservabile a temperatura ambiente, proprio perché c'è stata una procedura di lavorazione industriale per cui il prodotto è stato pastorizzato e quindi ci permette di dare una lunga scadenza e una conservazione agile e facile del prodotto senza il frigorifero, insomma. Quindi questo è un prodotto, diciamo, è un piatto pronto, ecco, è un piatto pronto facile da gestire. Bene. Nicola, allora chiudiamo questa intervista, ora chiameremo anche Mattia per salutare, facciamo un invito a tutti quelli che sono gli amici di Vending TV per quella che è la vostra gamma di prodotti, che è ampissima perché ci sono anche delle polpe di frutta, ci sono delle barrette, c'è la nuova collaborazione con Alma Verde che va certamente messa in luce. Allora, invitiamo gli amici di Vending TV a contattarvi per avere, quantomeno senza alcun impegno, delle informazioni in merito al vostro catalogo. Certo, siamo
diciamo sempre pronti a nuovi prodotti, alla ricerca di nuovi prodotti, per cui invitiamo a contattarci per scoprire quali sono le nostre novità. La nostra sede è a Parma, dove facciamo distribuzione in tutta Italia. Come fanno a contattarvi? Tramite, noi abbiamo un sito intanto che è www.dispensazaniboni.it. Abbiamo una info chiocciola dispensazaniboni.it, che è quella proprio riservata a coloro che desiderano maggiori informazioni sui vostri prodotti. Certo, oppure ci contattano telefonicamente. Vabbè, dal sito ci sono tutte le informazioni. Bene Luca, allora saluta pure gli amici di vennintv.it. Arrivederci, grazie. E passiamo da quest'altra parte, è il tuo turno Nicola. Certo, veniteci a trovare anche in fiera, siamo qui a... ad aspettarvi e farvi assaggiare i nostri prodotti. Bene, e ancora Mattia, vieni qui, è il tuo turno, saluta gli amici di Vending TV, tu che hai un compito così rognoso. Va bene, rognoso. Rognoso, sì, ecco. l'hai detto giusto. Arrivederci a tutti, vi aspettiamo e grazie. Bene, allora mentre noi vi invitiamo a provare e gustare e continuare poi a verificare la bontà dei prodotti di Dispensa Zaniboni, continuiamo con il nostro giro itinerante all'interno dei corridoi di Tutto Food in questa edizione limitata o se vogliamo speciale, di fatto più contenuta, di Venditalia 2015. Fabio Russo per VendingTV.it.